I nonni in Italia sono 12 milioni, uno su tre si occupa tutti i giorni dei nipoti e in tantissimi riescono ad aiutare economicamente figli e familiari. Circa 2.000 euro i soldi che una famiglia risparmia grazie al loro apporto. Nella giornata che celebra la loro festa il 2 ottobre scegliamo di raccontare una storia particolare tutta aretina. Quella di Gabriella e Roberto, nonni speciali per due ragazzi con i quali non hanno un legame di sangue ma sono semplici vicini di casa. Per lei che cosa rappresentano questi due ragazzi? Tanto, tanto. Non essere stata mamma e diventare nonna. Nonni di fatto, da quando un frugoletto di appena 3 anni bussa alla loro porta e chiede: c'è qualcuno in questa casa? Com'è la vita di un nonno? È movimentata? Abbastanza. Andare a prenderli a scuola, portarli a basket e poi andare a riprenderli. Fagli la merenda, la mia moglie fa la merenda, ma noi si fa volentieri. Ma si viziano questi? Cambia, c'è altre parole, altre parole, troppo. Se ti chiedono qualcosa è difficile dirgli di no. Sono nati qui, sono cresciuti qui, se ti mancano, ti mancano, dai. Quando non ci sono qualche giorno si sente la differenza, altro che. Poi gli vogliono bene e gli vuoi bene. Se vive per loro.